Certo, dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene. Poi purtroppo abbiamo fatto due sconfitte di fila, però non ci dobbiamo demoralizzare perché le prestazioni ci sono, si vede in campo che la partita la facciamo sempre noi, un po' di sfortuna, un po' qualche errore da parte nostra, anche arbitrari, e fa che perdiamo le partite, però siamo consapevoli che stiamo facendo bene, quindi non ci sono problemi per noi. Sarà una partita molto difficile, una dei più difficili del campionato perché l'Ascoli è una squadra proprio tosta, l'ha dimostrato e quindi arriviamo proprio carichi e consapevoli che se non facciamo la partita come l'abbiamo sempre fatta, se non facciamo la battaglia, la partita non la portiamo a casa e quindi sì, poi l'Ascoli è una società che mi ha fatto crescere, quindi massimo rispetto per questa società, poi la squadra non la conosco quasi più perché sono andati via tutti, ma è una grande società. Non voglio dire che sono soddisfatto delle prime partite che abbiamo fatto, però siamo partiti bene, abbiamo iniziato bene il campionato, però possiamo fare molto di più e lo dimostreremo ogni weekend in campo perché conosciamo la nostra forza e sappiamo che possiamo fare molto meglio. Sì, anche si vede che la classifica è abbastanza corta ancora dopo 12 giornate e quindi sappiamo che la Serie B non c'è una partita scontata, quindi prendiamo partita dopo partita come abbiamo sempre fatto e sempre aver rispetto per gli avversari senza guardare la classifica perché se no è l'unico modo per fare un passo falso.